Paolo Zanarella è il pianista fuori posto. Beh, intanto perché uno bravo come lui dovrebbe essere dentro l'Ariston e non qui, ma poi anche perché fuori posto da tanti punti di vista, perché l'abbiamo visto suonare persino appeso, e ci sono anche delle foto che lo ritraggono appeso anche sopra la Laguna di Venezia. Sì. Quindi è un modo originale per esprimere l'arte e la bravura al piano. Sì, esatto. Beh, l'altra sera ho suonato anche qui al Casinò, ho visto sospeso a 15 metri. Sospeso a 15 metri, infatti. E a quello ci riferivamo. Sicuramente singolare, voglio dire. Singolare, ma è un modo mio per dire che la musica deve volare. E questa musica a Sanremo vola davvero? Sì, assolutamente. Perché ne abbiamo bisogno di musica. Perché la musica ci fa volare. Fa volare anche noi. Ma allora com'è suonare appunto fuori posto? Non nell'Ariston, ma qui in Corso Matteotti, in mezzo alla gente che comunque apprezza. Guarda, io la strada è il mio palcoscenico. Io sono sulla strada tutti i giorni dell'anno, ogni giorno una città, il mio motto. E porto la musica, il pianoforte a coda, sulle strade, sulle piazze di ogni città. Cosa che non è neanche tanto semplice, perché insomma un conto è andare con la chitarra, il clarino. Per me lo è diventato semplice, mi sono attrezzato, quindi in totale autonomia faccio tutto senza problemi. E qual è il riscontro del pubblico? Qui abbiamo visto tanto calore, tanta simpatia. Ovunque c'è calore, perché la musica è sempre piacevole da ascoltare, no? Soprattutto quando da un pianoforte su una strada è anche una sorpresa, rende sempre. Assolutamente. C'è sempre un po' di perplessità, ma anche di un piacevole sorpresa. E poi è anche la sorpresa, la bravura del pianista, perché insomma. Non lo so, questo dovete dirlo voi. Ma lo dicono tutti, direi. Bene, fa piacere, è una bella conferma. E allora Sanremo, giudizio invece di quello che succede nel posto di Sanremo, cioè dentro l'Ariston? Io sono fuori. No comment. Io sto. Questo è il mio palcoscenico, non mi metto a giudicare, no, sono tutti bravi, dai. Ok, Paolo, grazie. Allora, buon proseguimento. Grazie. Coi piedi per terra, ma anche per aria. Sempre. Sempre. Ciao, grazie.